Ciao a tutti, oggi è il 29 marzo e tra qualche minuto saremo in collegamento per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Cronache differite dal Giappone. Sono Roberto De Pascale e insieme a Luca Prosdocimo saremo in Salve, linea. buongiorno. Ciao Luca. Ciao caro, buondì. Tra qualche minuto saremo in linea con un ricercatore di storia della filosofia occidentale presso l'Università di Kyoto, Ivan Robustelli. Ciao Ivan, buongiorno. Ciao Roberto, buongiorno. Io sono attualmente a Kawaramachi. Come potete vedere, questo è uno degli incroci. Sono davanti al Gyomu Supa ed è una domenica di bel tempo, mentre proprio oggi a Kyoto, a Tokyo c'è la neve, è una domenica anche soleggiata, dove la gente, insomma, come potete vedere, è tutta per strada qui, va a fare spese, e va per i negozi o a pranzare fuori ed è Luca, una bella giornata. Sì. scusami tanto, che cosa fai in Giappone? Cosa ti ha portato a trasferirti lì? Allora, io sono studente presso la Kyoto Daigaku, la Kyoto University, e sono entrato in veste di studente di ricerca, Kenkyusei, e studio attualmente la mia materia è filosofia, in particolare la filosofia greca, la filosofia antica, Kodai Tetsugaku, e frequento i corsi di filosofia antica su Platone e Aristotele in giapponese. Senti, quindi hai un visto di studio, hai un permesso Sì, di... ho un visto studentesco di più di un anno, insomma, in questo percorso di ricerca, insomma, dovrò seguire lezioni, tradurre testi ed estendere una tesi di ricerca. Per Senti, la questione per i visti, recentemente, forse come ben sapete, il governo ha annullato tutti i visti emessi. Ed ha anche stoppato la possibilità di continuare i visti emessi, cioè non sono prolungabili quelli già emessi dal governo. Spero che la situazione, insomma, quando si stabilirà per il coronavirus, anche questa situazione di visti tornerà alla normalità. E mentre il mondo è in quarantena, nella temporale Kyoto scorre tutto come se nulla fosse. Senti, volevo chiederti una cosa in merito alla sensazione che noti anche, nel senso, magari in ambito universitario o comunque tra i Sì. colleghi, poi anche amici, eccetera. Che sensazione a quelli giapponesi, naturalmente, come stanno reagendo a questa situazione? Allora, Qual è la ufficialmente reazione che hanno anche nei riguardi delle notizie che arrivano a loro attraverso la Allora, in televisione, anche dell'Italia, eh? ambito universitario, ora le università sono ancora in pausa, siamo ancora in vacanza e dall'8 aprile ufficialmente riprendono i corsi. Però ufficiosamente circolano voci su un possibile slittamento di ripresa dei corsi. Stesso il mio professore ha detto aspetta ancora un attimo che forse l'università inizierà da maggio. E c'è un'università qui a Kyoto che ha adottato il sistema delle lezioni online e qualche università ha già deciso in verità di iniziare da maggio. La mia università ancora una decisione ufficiale non l'ha presa, però c'è sospetto che in verità ad aprile l'università non ricominci. Senti Ivan, giusto una Sì. domanda. Sai che appunto tra poco, probabilmente tra poco, almeno a Tokyo, adotteranno una politica di lockdown, quindi come in Italia. Sicuramente non sarà presa bene perché i giapponesi tengono molto ad andare in azienda e difficilmente, insomma, o almeno se per legge lo faranno, ma saranno a casa, ma non contenti di essere a casa, questa è la mia impressione. Io una volta mi è capitato di chiedere a un giapponese, ma se una persona prende il virus, insomma, una persona che lavora, cosa fa? La risposta che mi sono sentito dire è, va bene, sta 14 giorni a casa e poi ritorna al lavoro. Io ho come l'impressione che i giapponesi considerano un po' questo virus come una normale influenza,
non abbiano bene la percezione della mortalità a cui può condurre questo virus. Non è una sensazione da parte dei giapponesi, è stato così trasmesso dal governo. Ma anche vedendo i telegiornali, io vedo nei telegiornali molto che proiettano dati, proiettano cifre, ma non fanno vedere le immagini dei pazienti contagiati da coronavirus negli ospedali. Non ho mai visto l'immagine di un intubato in ospedale, della condizione, sia della condizione dei medici che lavorano in ospedale, di difficoltà, sia la condizione poi di chi è stato contagiato del coronavirus, dell'aspetto che assume. E non ho mai visto simili immagini al telegiornale. E anche riguardo la questione Olimpiadi, prima del rinvio, io in verità chiedevo spesso ai giapponesi un'opinione, insomma, siete favorevoli o siete contrari a queste Olimpiadi? È meglio che, insomma, vengano rinviate, annullate, o è meglio effettuarle? E io ho constatato che prima del rinvio delle Olimpiadi l'opinione dei giapponesi era esattamente divisa. Va bene, Luca, hai anche tu qualche domanda? Sì, volevo soltanto chiedere ad Ivan un'ultima domanda, fargli un'ultima domanda, che è relativa a quello che invece la percezione che i giapponesi hanno dell'Italia da voi. Sì, quindi... purtroppo, ritornando al discorso dei telegiornali, nei telegiornali si parla spesso, quasi ogni giorno, del caso Italia. E tutti commenta con Hidoi, Tayenda, terribile. Secondo me l'Italia ha subito un gran danno d'immagine qui in Giappone. E quando ho detto ai giapponesi, ma forse per l'estate la situazione si ristabilirà, speriamo per giugno, così magari stesso dopo l'estate i viaggi in Italia potranno continuare. Io, questi giapponesi a cui ho fatto queste domande, sono un attimo tirati indietro, scossati, come dire, no, forse ci vorrà molto tempo prima che in Italia si ristabilisca la situazione. Quindi io credo che c'è stata un po' di paura indotta verso l'Italia e forse anche verso italiani che almeno prima venivano in Giappone, prima della chiusura delle frontiere. E purtroppo se ne è parlato troppo dell'Italia nelle TV giapponesi. Va bene Ivan, allora ti salutiamo. Vuoi salutare qualcuno tu da lì, da Kyoto? Allora, vorrei salutare la mia famiglia che mi ha sempre supportato in questa avventura, che giustamente è preoccupata in un momento simile. E poi vorrei salutare il prof. Giordano e la professoressa Iazzetta. Ciao Giuseppe, ciao Claudia, che si sono sempre presi cura di me quando ero all'Orientale e che ancora si stanno prendendo cura di me con preziosi consigli a distanza.